Eccomi qui, questo è un secondo video. Come vi dicevo, se riuscivo, facevo anche l'altro video che avevo in previsione. C'è un pezzo del video precedente e quindi riesco a farlo appunto oggi anche questo qui. Allora, adesso vi farò vedere un piccolo acquisto che ho fatto da un sito nuovo. Nuovo in realtà è perché io non avevo mai acquistato da questo sito e ho avuto questa informazione solamente grazie a un'amica, che appunto aveva visto il nome del sito postato in qualche gruppo per Linus. Adesso non so sinceramente il nome del gruppo in sé. E il sito in questione è Veriame. Penso si pronunci così, è un sito lituano, non avevo mai acquistato da loro, più avanti non so se acquisterò ancora da loro, nel senso non posso dire di essermi trovata male, ma neanche bene, ecco, un sì e no. Perché questo? Perché allora vi spiego, faccio una premessa prima di... Vi tolgo questi dal naso perché magari volete per forza vederli, quindi vi faccio pi prima una piccola premessina. Allora, perché comunque appena saputo del sito, io diciamo che ho fatto il mio carrello, poi sono andata a cenare, sono tornata e il mio carrello era magicamente sparito. Questa prima cosa, quindi ho detto vabbè, cioè, lo rifaccio domani, no? Dovete pensare che loro comunque ogni tanto fanno degli sconti, no, di alcuni articoli che hanno sul loro sito. Questi sconti durano poco, però non durano come ad esempio per l'S&Co, che sono sconti che durano magari per un po' di tempo, no? In realtà qua no, magari durano 2 giorni, no? Un weekend, ecco, niente, magari di più. E quindi se uno non becca quei giorni, buon, i prezzi risalgono come niente. E non risalgono proprio di pochissimo, eh? E niente, quindi la prima volta è andata a farsi benedire, nel senso che c'era lo sconto, io ho fatto il carrello, presa la ispirazione, poi perché appunto mi era stato eliminato, avevo aggiunto tutte le mie cose, tutto, ho detto vabbè, pazienza, lo faccio un'altra volta, anche perché lo sconto poi era finito. Successiva volta lì dico, beh, allora non faccio il carrello e poi lo metto da parte, facciamo che acquistare tutto subito, nel senso non vado a cena o cose del genere, faccio che acquistare subito, no? E allora ho fatto così, nel senso c'era questo weekend degli sconti, ho messo tutte le cose a posto nel carrello e tutto, e ho alla fine di questo devi cliccare per andare avanti. E in questo è molto simile a Kadoro come sito, nel senso che non c'è un pagamento diretto, tu convalidi l'ordine e poi ti arriverà un'email loro dove ti faranno pagare una piccola parte inizialmente se sei una nuova acquirente, e poi successivamente con una nuova email, sempre che ti arriva sulla posta elettronica da parte loro, dovrai pagare l'ultima parte, insomma, no? Dell'acquisto stesso che hai fatto. Questo loro serve come tutela, diciamo così. Cosa è successo? È successo che quando io ho tentato di convalidare, non lo convalidavo, si è bloccato tutto il sito in pratica. Quindi io pensavo, speravo l'avesse comunque inviata questa convalida, perché sinceramente non si capiva in quel momento se era stata inviata o meno. Quindi ho aspettato comunque 1 o 2 giorni lavorativi per vedere se magari mi arrivava la loro email dicendo ok, inizia a pagare una piccola parte. Non mi arrivava la mail, quindi ho provato a guardare il sito e le stesse cose, perché stranamente questa volta il carrello era rimasto, le stesse cose che avevo inserito all'interno del carrello erano praticamente raddoppiate di prezzo. Quindi il costo totale praticamente mi veniva il doppio, se non di più, di quello che io dovevo pagare. E allora, in quel caso, la convalida, io ho voluto fare la prova ed è stata diretta, quindi è stata inviata in 2 secondi, quindi proprio in quella sera lì non funzionava il sito.
Però io l'ordine l'avevo fatto, infatti la dicitura era proprio ordine stato, che era stato eseguito il tal giorno, cioè quel giorno lì che avevo tentato di farlo, ma che purtroppo non era andato completamente a buon fine. Quindi niente, presa dal panico, in quel momento ho detto, cavoli, io non vado a spendere tutti questi soldi, adesso la convalida è andata, ma non spendo tutti questi soldi. Allora gli ho scritto in inglese, via mail. E dicendo che appunto adesso io l'ordine l'avevo iniziato qualche giorno prima, quando c'erano i saldi, 2 giorni prima, quando c'erano i saldi, e l'avevo convalidato anche quando c'erano i saldi stessi, perché comunque duravano 2 giorni. L'unica cosa è che purtroppo allora non era arrivata la convalida e me ne ero resa conto totalmente solamente in quel momento, quando invece aveva convalidato nuovamente, quindi quest'ordine, non so se mi sono fatta capire. Comunque, e devo dire, su quello invece sono stati molto carini, perché appunto avevo detto, eventualmente se non dovesse prendermelo come buono, lo stesso ordine che ho fatto qualche giorno fa, quindi al prezzo scontato, fate ricadere il mio ordine, perché sinceramente al momento non posso spendere tutti questi soldi, e non era neanche mia intenzione farlo, insomma, se no non avrei acquistato durante questi saldi, ecco. E devo dire che mi hanno risposto subito, comunque il giorno dopo, dicendo di non preoccuparmi, che mi avrebbero mandato, cioè mi avrebbero ripristinato l'ordine vero e proprio, quello precedente, quindi quello quando c'erano ancora i saldi. E così hanno fatto nel giro proprio di 2 secondi. Quindi io sono andata a pagare come in realtà dovevo pagare, no? Con i saldi stessi. E come vi dicevo, mi hanno mandato la prima mail per pagare una parte, mi hanno mandato la seconda mail, ho pagato il rimanente, e poi è arrivato comunque abbastanza in breve, dirlo io, una settimana e mezzo, due, mi è arrivato il pacchettino, quindi comunque in breve tempo. È arrivato imballato in questa scatola, no? Così, con posta prioritaria. No, questo non è del pacchetto, questo neanche non è del pacchettino, ho fatto un po' miscuglio. Ecco, una cosa che ci sono rimasta malissimo, perché io odio incommensurabilmente, è stato ritrovarmi gli Swarovski così, cioè, ora va bene tutto, ma non sono sassolini che si trovano per strada e che non hanno valore, sono Swarovski, ora. Cioè, cosa vuol dire? Uno che ci impiega tanto a suddividerli, non vuoi suddividerli per colore? Anche se io non lo condivido, però va bene, può andare, ma almeno mettili in una scatoletta, o mettili comunque in tutti i sacchettini, così, che comunque io ho, che costano davvero pochissimo, e ne metti due a sacchettino, cioè veramente, se no va a finire che ti arrivano rovinati. Ora io li ho guardati tutti ben bene e non mi sembra di aver visto al momento delle rotture, comunque delle scheggiature di questi rivoli. Però, insomma, è molto possibile, perché comunque sfregano tra di loro, no? A me diciamo che è andata bene, ma non tutti può andare così bene. Comunque, vi faccio vedere adesso i colori. Ecco, questa a me non è piaciuta come cosa, per niente. Comunque, adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. Ho acquistato rivoli da 14 come questo, che ha un colore splendido, è un'acquamarina. È stupendo. E che l'ho già messo da parte per un kit che ho già in mente, perché voglio realizzarlo. Allora, questo qui, che è un colore che al momento non mi viene in mente, anche perché purtroppo loro non hanno messo, ovviamente mettendoli tutti insieme non hanno neanche inserito i nomi, quindi delle colorazioni, quindi non lo so, ve li faccio vedere, purtroppo mi dispiace, dovete rifarvi al sito stesso, ecco, per vedere i prezzi piuttosto che le colorazioni, anche perché nel pacchetto non c'era la fattura, quindi comunque, insomma, sono tutte cose che dovrò poi riguardare sul loro sito. Questo, che è un colore un po' più sullo scuro, ma è bellissimo, è tra il blu e il viola. Poi, questo è sempre il colore che vi ho fatto vedere, scusate, ma sono dentro l'aria infusa, quindi anch'io ve li devo far vedere per forza così. Allora, questo è un vinaccio, è un color vinaccia, molto bello, è un po' buio come colore, però secondo me, se viene incastonato con alcune perline che gli danno più luce, rende nettamente anche lui. Poi
questo è un crystal, classico crystal, che anche questo l'ho già messo da parte, un altro per un altro kit. Il crystal va tantissimo, devo dire. Questo qui è una sorta di blu verde come colore, molto scuro anche questo qui. Cioè, a parte la luce, che vabbè è una luce artificiale che io ho in questo momento, però è un colore scuro. Poi ho preso un vinaccia più piccolino, qua parliamo di 12 mm, il colore è il medesimo però. No, 12, scusate, 10 mm, anche questi sono da 10, quindi li ho presi da 10 sia... piccoli che grandi, in realtà, perché le 10 io non ne avevo, non ne ho mai in pratica, e allora quando li trovo li uso con molto piacere, insomma, perché li uso, li compro con molto piacere perché appunto non ce ne ha mai un cane. Quindi questo qui è un colore stupendo, è sull'azzurro, ma è azzurro verde, non è uguale a quello di prima che vi ho fatto vedere, non so se si vede. Ok, adesso l'ho messo a fuoco. È stupendo davvero. Poi ho preso questo che dovrebbe essere un Crystal Vitra Light, qualcosa del genere, che l'avevo già utilizzato per una, lo faccio vedere così, ok, per una creazione che a me piaceva tantissimo, con un tutorial di Valentina OOO. E poi ho preso due di questi che sono diversi rispetto agli altri che vi ho fatto vedere prima, vedete? Però scusate, ma il colore non ve lo so dire, vedete che sono proprio diversi. E allora, come colore ho preso questi, poi di tutto... Ah no, ho preso anche in più solamente da 14, però in questo caso questo qui che è un sul... molto bello, un grigio scuro, insomma. Ecco, come colori sono questi che ho acquistato, perché comunque erano in sconto. E perché, anzi, le lascio già fuori così almeno poi li ripongo nelle scatolette singole. Io sono un po' maniaca, dell'ordine, ma non dell'ordine in generale in realtà, perché sono incasinata io, ma dell'ordine dei rivoli, sono proprio maniaca, quindi li metto qua così almeno poi li ripongo nell'esatto modo. Ok, poi a parte questo ho preso, questo non fa parte dell'ordine, allora, manco questo fa parte dell'ordine. E un po' di rocaille che comunque mi mancavano, sono della Preziosa, quindi non mi yuki, però comunque mi piacevano, poi li avevo bisogno. Queste sono delle 80, un white classico proprio. Qua c'è almeno il prezzo. Poi ho preso sempre le rocaille 80, ho preso queste, che è un rosa confetto. Invece molto bello comunque, non pensavo fosse così bello. Poi 80 li abbiamo finiti, li abbiamo finiti. E ho preso sulle 11 ho preso questi che sono un lilla, sì, un lilla in realtà, neanche un lavanda, proprio un lilla. Adesso si vede lavanda dalla videocamera, ma in realtà è proprio lilla ed è bellissimo. 15,0 dico anche queste, che sono un rosa molto chiaro, un rosa quasi rosa pelle. Queste che sono un viola un po' più forte, un viola anche perlato, non è proprio un viola classico, un viola sempre più scuro, questo è sempre viola ma è più scuro, non si vede che mi piace il viola, eh. E poi sempre sul bianco ho preso queste che sono delle 15,0 invece, che sono un crystal proprio, un semplice crystal. E queste qua che invece sono un bianco latte, proprio bianco latte. Queste sono le perline. Poi ho preso perle da 4 mm, le ho prese così, che è un colore grigio scuro. Poi le ho prese, non le ho qua perché le ho messe già da parte per creare, ve le faccio vedere da qua. Questo che è un color lavanda. E questo che invece è un color bianco, però molto più vicino al grigio chiaro. Basta, sì. Poi ho preso un gancio per ciondoli, grande. Ok. Poi queste due qui che sono, boh, cioè dovrebbero essere pietre dure, comunque ho scritto, dovrei...
avere almeno qualche scritta nel... qualche scritta, dovrei avere la definizione di cosa sono dall'ordine su internet, spero. Comunque sono delle pietre dure, se non mi ricordo male. Sono sul grigio, della scura. Poi... mi ha messo singolarmente questi due Swarovski, vabbè. Sono da 10. E poi questa polverina bianca. Polverina bianca, vabbè, nel senso è quella che si utilizza anche in realtà nelle creazioni in fimo, ma penso si possa utilizzare anche nelle resine. Poi questa qui che è molto grande, in realtà molto bella, perché qua parliamo di tutto cose belle perché sono tutte pietre dure. Quindi ho preso questa. Sono tante agate, eh. Purtroppo non vi posso dire esattamente, dovete guardarle per forza sul sito. Ve le faccio vedere però una per una, così almeno riuscite a... Io adoro queste, guardate un po' sull'opale come colore. Sono stupende, anche la forma è bellissima, non so se... Guardate che bella. Poi ha dei riflessi anche sul viola, c'è cioè una cosa spettacolare davvero. Di queste ne ho prese due perché vorrei fare poi degli orecchini un po' leggeri, nel senso che essendo pietre dure sono di per sé un po' pesanti, quindi magari delle orecchine a soutache che per dove degli orecchini però che assolutamente devono avere, e quindi non so se no, non si possono fare a soutache, adesso devo pensarci, devono avere il retro non. Non mi piace che abbiano il retro pieno perché vedete come cambia. Allora, così è normale, così vedete come cambia, diventa più scuro, così e senza niente, così. Cioè, io lo vedo proprio da qua. Quindi, non so, devo valutare. Poi, stessa pietra, oh sì, ho creato. Ho comprato anche questa, forma di goccia. Poi, invece, diversa è questa. Che è molto bella anche questa, più da lente, insomma, sembra più una lente. Poi della stessa forma ho preso una di questo, bellissimo con i brillantini, cioè come se fosse pietra del sole proprio. Non la vedete che ha i brillantini purtroppo. Qualcosa forse con i riflessi. Questa forma comunque è spettacolare, davvero, se la merita. E poi ho preso questo, quarzo rosa. Anche qua è un rosa bellissimo come il quarzo, cioè è un quarzo, quindi è un rosa molto molto delicato, un rosa pelle proprio. Pietra del sole che io adoro. Questa ma mi convince o non mi convince, non so. Poi un occhio di tigre. Questa qua che trovo stupenda, guardate che bello che è, bellissimo. Poi anche screziata, quindi è molto molto bella. Questa, che è un po' sullo scuro, però comunque molto carina. E infine questa qua, che è molto più grande, guardate che bella che è, bellissima. Ha delle sfumature questa pietra che sono stupende proprio. Allora, per quanto riguarda le pietre dure, secondo me merita, sia per il costo che proprio per la tipologia, per la varietà. Non tutti i siti hanno questa fornitura, quindi assolutamente per quello merita. E poi ho preso queste che sono come con all'interno tipo dei piccoli pezzi di madreperla e le ho prese di questa forma, che è una forma goccia, e ho preso due ovali. Uguali a questa e poi forse un piccolino, sì, un piccolino, pensavo di averne presi due e uno piccolino, che strano, però davvero pensavo di averne presi due. Boh, poi controllo l'ordine e cioè, lo controllo proprio nello specifico, anche se l'avevo già guardato. Boh. E poi ho preso tanti quadratini così che sono molto belli, sembrano, avete presente quando uno crea il sapone che mette pezzettini all'interno di saponi differenti. Ecco, mi sembra di vedere la stessa cosa, infatti mi sono innamorata di questi. E poi più piccolini ancora, ma sono stupendissimi. Sono questi, guardate che belli. Non si vede da... Ecco,
Ecco, qualcosa si vede, tipo dei piccoli pezzettini di madreperla all'interno. E di questi ne ho presi due ovali, anzi due ovali, uno ha una forma, poi ce n'è un altro con un'altra forma, ma allora, qua ho sbagliato io probabilmente a prenderli, vabbè. Poi, sempre di pietre dure, è rimasta questa. E basta, prossima volta tolgo la suoneria. Eccola qua. Giro anche, meno male che sta finendo il video perché la luce fa un po' di scherzi. E sempre gli Swarovski, me ne ha lasciati alla fine per quello mi sono dimenticata anche di farveli vedere. Allora, eccoli qua. Ho preso questo Swarovski qua che a me piace tantissimo, guardate che bello, è un Bermuda blu. Ho preso la goccia grande e piccola, così almeno faccio anche gli orecchini uguali. Questi sono davvero spettacolari, davvero 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 belli. Eccoci qua, qua finisce il mio ordine. Poi questo qui non ho capito se, secondo me se, a questo punto si sono sbagliate a metterlo dentro. Mi ho messo dentro questo con una perlina all'interno, quindi non penso sia un omaggio, però dava l'idea, no? Così. Invece no, penso che probabilmente si sono sbagliati. E boh. Comunque il mio ordine è finito qua, con tutta questa roba che vedete. E niente, come vi dicevo, per alcune cose mi sono trovata bene, per altre no. Bene per quanto riguarda loro, nel senso che mi ha risposto subito alla mail, sono stati gentili, perché non, secondo me, anche se ero nella ragione, ma non tutti l'avrebbero fatto, quindi quello di confermarmi l'ordine giusto che avevo fatto il giorno corretto quando c'erano i saldi, non è da tutti rispondere subito. Questa è una cosa positiva. Hanno tantissimi cabochon di pietre dure molto particolari e sono anche belli da vedere e da sentire in realtà. E anche questi sono molto particolari, come vi dicevo, quelli con i pezzettini tipo di sapone all'interno, per intenderci. Hanno tante tipologie di rivoli. Non mi piace il fatto di come vengono inviati, nel senso che, come vi ho fatto vedere all'inizio, i rivoli erano tutti inseriti, tranne due che mi sono accorta adesso, tutti inseriti in un pacchetto e ne ho presi diversi di rivoli. Quindi dovevano metterli, secondo me, inserirli comunque in alcuni contenitori, comunque che non si potessero rovinare durante il percorso, che non è così veloce o niente di più, nel senso. E niente, quindi questo è stato il mio ordine. Se avete dei commenti, scrivete pure sotto nei commenti stessi. Se avete delle domande anche. Spero vi siano piaciuti i miei acquistini e boh, vi metto comunque sotto nell'info box il nome del sito, quindi se qualcuno volesse acquistare da loro comunque sa, ha presenti vari riferimenti insomma del sito stesso. Come vi dicevo, per il prezzo e tranne quello che avete visto magari scritto comunque sulle buste di perline, per quanto riguarda anche la colorazione, dovete rifarvi al sito stesso perché purtroppo non avendo la fattura all'interno e avendo il resto scritto in lituano, per me era un po' più complesso, insomma, riuscire a darvi indicazioni esatte in questo momento. Niente, spero a presto con un video di Krezzer in quel sicuramente e vi mando un grande bacione. Ciao ciao, un bacione.